Oggi ricorre il centenario della nascita e quindi capita il momento più bello, più esaltante, di ricordare Peppino, mi permettete di chiamarlo Peppino, proprio per l'affetto che io personalmente ho nutrito per la mia famiglia, ma che ha nutrito tutta la comunità di Bianchi, tutta la comunità di Palinudo si è sentita amica, fratello, sorella di Peppino. E quindi dicevo che l'architetto ha detto: papà era il legatissimo Palinudo alla chiesa della Madonna del Carmine. E noi lo ricordiamo tutti, che non c'era festività della Madonna, quindi il giorno della festa, oppure alla vigilia, ma principalmente alla festa, che Peppino, quella gentile signora che saluto con grande affetto, che è qui presente, veniva ad onorare la Madonna. E io lo vedevo, come lo vedevate tutti quanti voi, in questo momento credo che tutti lo stiamo vedendo, si raccoglieva in preghiera, guardava la Madonna in un certo modo, con degli occhi, un'espressione come se stesse dialogando con lei. E quindi in questo momento lui vive in mezzo a noi e noi siamo qui a ricordarlo. E saluto, oltre che la famiglia, il nostro parroco, il sindaco di Soveria Mannelli, il dottore Michele Migliolo, e anche la famiglia editore di Florindo Rubettino, che ringrazio per questo momento che sono giunti qui in questo nostro paese. Questo è, venendo anche questo, Don Giuseppe Persone, è la prova del legame che Peppino ha lasciato, come Peppino ha saputo far sì che il suo rapporto venisse, come dire, a continuare nel tempo attraverso la famiglia, attraverso i figli, attraverso l'azienda che lui ha portato avanti, ereditata dal papà, che loro hanno il famoso lanificio Leo, che è nato qui a Bianchi, dove una volta a Staglio chiamavamo la macchina. Oggi c'è un indirizzo diverso, e da lì l'artigianato calabrese, anche nei nostri luoghi, ha preso il via. E ripeto, Peppino era qui a vivere a Bianchi, a Palinudo, e dove stava benissimo con tutti. Poi i motivi del trasferirsi a Carlopoli, se non sbaglio, poi a Soveria Mannelli, ma nel cuore di Peppino è rimasto Palinudo. Non me lo voglia il comune, mi è rimasto Palinudo, non tanto Bianchi, proprio per questo affetto e questo amore, questo dialogo che riusciva ad avere con le persone. E parlando un po' con qualcuno che ha, e negli anni, ricordano benissimo quello che ha rappresentato Peppino e la sua famiglia per il nostro paese. Quindi questo forte legame alla Madonna del Carmine, per la verità lo aveva anche con la Madonna di Santa Liberata, e la signora mi è testimone che veniva pure con una certa frequenza alla festa di Santa Liberata, sempre perché si sentiva legato al paese, come noi facevamo queste due feste importanti, però il suo legame principale era la Madonna del Carmine. Ebbene, dicevo che Emilio qualche mese fa ha detto che avrebbe voluto donare alla nostra chiesa un arazzo raffigurante la Madonna del Carmine. Io ho portato subito il suo pensiero a Don Giuseppe, chiedendo il permesso e cosa ne pensasse. Don Giuseppe ha aperto le braccia e ha detto proprio: magari tutti fossero con questo tipo di idea, proprio perché, dice, vuol dire che c'è questo cattolicesimo che si va a
a radicare nelle famiglie e quindi nelle persone, poi lo possiamo toccare con mano. E così è stato. Con Emilio abbiamo preso contatti dicendo che era possibile, il tempo dovuto per realizzarlo, e l'altra sera ha chiamato dicendo che oggi, in occasione della nascita del centenario, avremmo potuto organizzare questo momento particolare per poter lui portare l'arazzo e consegnarlo alla Chiesa, e noi tutti quindi ricordare quest'uomo particolarmente attaccato al paese, ma un uomo, un padre esemplare, un lavoratore molto lungimirante, un artigiano delle mani d'oro, come è stato definito anche da persone di fuori della nostra Calabria, le capacità di riuscire con le sue mani a realizzare tutto ciò che noi riusciamo poi a indossare, a toccare. Un uomo che si è prodigato per la famiglia, ma che tra l'altro la cosa più bella che ha portato avanti, chiamiamolo il mestiere o l'opera del papà. In genere oggi non ci sono questi seguiti. I papà fanno un lavoro, i nonni, poi i figli ne fanno totalmente un altro. Invece Peppino proseguì sulla strada del padre. E la cosa più bella, eccezionale, che è la ciliegina sulla torta, che il figlio architetto, invece di procedere in una carriera personalizzata, ha preferito portare avanti il sogno e il progetto del papà. E questa è stata ancora meravigliosa. E io penso che quando papà ha visto che già tu con lui ti impegnavi in questa maniera, e oggi possiamo apprezzare come la tua azienda è arrivata fuori dai nostri confini, in Italia al 100%, ma io so che quello che tu produci viene comprato molto dai paesi del nord Europa, proprio per la qualità, per l'anima che c'è in questi manufatti. Papà, quando ha visto a te che proseguivi su questo, credo che gli hai dato il regalo più bello che potrebbe dare un figlio, a dire, vuol dire che tutto ciò che ho fatto io, avrò pensato Peppino, non sparisce, c'è qualcuno che prosegue. Certo, attaccato anche al braccio la mamma, che ancora di più rappresenta e ci fa vedere papà, e tuo padre ci ha lasciati certamente, ma ha lasciato un grande vuoto. Ma certo che la sua opera, il suo pensiero, il suo nome prosegue, perché il bello delle persone che ci lasciano in questa terra, lo diciamo spesso con Don Giuseppe, il bello è che poi se ne parla. Quando si parla di una persona defunta, vive poi sempre in mezzo a noi. Il brutto è quando un defunto ci lascia e nessuno lo ricorda. Quindi questa storia che si rivive, e oggi la stiamo rivivendo con questa consegna della razza, che se ci fosse stato anche il sindaco di Carlopoli, avremmo fatto questo trio per ricordare il triangolo della vita di Peppino, perché poi a Soveria la sua azienda ha preso il volo, e ha preso il volo non solo, dicevo, a livello di conoscenza, ma di quelle aziende che riescono a penetrare sul tessuto sociale e dare sostegno all'economia, perché attraverso quell'azienda molte famiglie ci hanno lavorato. Probabilmente qualcuno ha fatto qualcosa anche di quel tipo di artigianato, lavorando su quel filone. Quindi non è stata un'azienda artigianale fino a se stessa per lo splendido idea di dire sto riuscendo, ma la cosa più consistente è quella invece di aver dato al paese, come tante altre aziende che sono a Soveria Mannelli, che grazie a loro la nostra comunità di Bianchi, Covosimi, Soveria e tant'altre vivono e rimangono qui in questi momenti duri di spopolamento,
E quindi riuscire poi con te, l'azienda, a varcare i confini, trovare nuovi soggetti, essere apprezzata, come abbiamo potuto vedere da ciò che leggiamo sulla stampa, siamo orgogliosi di questo. E noi di Palinudo siamo orgogliosi di aver ospitato, tra virgolette, di aver chi ha avuto la possibilità di conoscere Peppino, di essere stato insieme a Peppino e aver goduto della sua amicizia e oggi ricordarlo. Io lo vedo qui in mezzo a noi, sempre col suo sorrisetto un po' piegato verso avanti, che stringeva la mano a tutti. O che tu ti trovavi sul corso di Soveria, era lui che ti chiamava e ti salutava, specialmente quando vedeva gente di Palinudo, di bianco, ma con tutti era fatto così. Con noi c'aveva quella particolarità. E quindi non mi dilungo più e dico soltanto grazie a me, perché con questo tuo dono Peppino sarà sempre in mezzo a noi, perché guardando dove andremo a trovare la posizione dell'arazzo, vedremo Peppino a fianco. Non ci sarà la sua foto, ma ci sarà lui con noi. E questo per me è un orgoglio da cittadino biancaro, ma è un messaggio che anche la Chiesa dà, secondo me, in questa occasione, per dire agli altri di operare bene, perché quando si opera bene nella società il ricordo non viene mai, e quindi noi dobbiamo infondere agli altri, a chi ci segue, chi ci sta vicino in questi momenti, questo modo di fare, di copiare a Peppino, a far sì che la comunità possa vivere, crescere, proliferare, e con questo tuo arazzo che fra poco ci consegnerai, la comunità di Bianchi dice grazie Peppino per quello che hai voluto fare anche guardandoci da adesso. Grazie. Io sono particolarmente onorato e lieto di partecipare a questa cerimonia per ricordare Peppino Leo, che non è soltanto un nostro cittadino, per me era qualcosa in più, perché sono cresciuto l'anificio a pochi metri da lì, e quindi è un ricordo particolare. Mi sarebbe piaciuto festeggiare da sindaco i suoi 100 anni per qualche mese, diciamo, non ci siamo riusciti, ma è come se lo facessimo ugualmente. Io l'ho detto in un'altra occasione, io non so quanto lui avrebbe gradito festeggiare i 100 anni, perché lui assumeva di avere 33 anni e io me lo ricordo, quando ero piccolo lui aveva 33 anni, li aveva davvero quando io ero piccolo, e continuato ad avere sempre 33 anni, quindi forse non avrebbe gradito. Non so, se aveste fatto una torta magari avreste dovuto scrivere 33, diciamo, per la verità. Peppino era un uomo senza tempo, in effetti. Io me lo ricordo sempre così com'era, non è mai cambiato, non è ingrassato, non è... sempre così. Me lo ricordo che saliva di corsa, diciamo, se lo faceva di corsa la salita di Via Cava, dove io abitavo. Un uomo estremamente operoso, me lo ricordo sempre nell'anificio con le macchine, lui cercava di mettere a posto. Ed ho anche un ricordo anche diverso, che non è solo quello di un uomo operoso, è anche un uomo devoto. Il ricordo più frequente, diciamo, degli ultimi anni, io viaggiavo, passavo sempre la mattina da lì, fino a quando c'era mia madre, ma anche dopo, per andare a Lamezia, e vicino all'anificio c'è una piccola edicola, una conicella, come la chiamiamo noi, dove lui, io la mattina, all'orario che passavo io, lui era sempre lì, che la puliva, accudiva, diceva qualche preghiera, eccetera. Quindi aveva anche questo tratto, quindi non mi meraviglia che lui fosse legato al borgo dove è nato e dove è vissuto anche per alcuni anni della sua vita, ma che fosse particolarmente devoto anche a questa chiesa, alla Madonna del Carmine. Quindi per noi, ecco, è il simbolo,
uno dei simboli del nostro paese, dell'operosità della nostra, della nostra cittadina, sono gli uomini che hanno costruito nel tempo questo paese. Tu hai fatto riferimento alla località dove c'era la macchina. Ecco, a noi a Soveria chiamiamo lanificio, ma il più grande per noi era la macchina dell'Avana, così si chiamava. Dice: dove vai? La macchina dell'Avana. Perché la chiamavamo così, in realtà era un insieme di macchine il cui rumore ancora, ecco, quasi sento, così come ricordo il suono della sirena a mezzogiorno. Suonava una sirena come le grandi industrie, no? E si vedevano quegli operai che ricordo uno per uno, oggi molti di quelli non ci sono più, credo che non ci sia più nessuno, che salivano, perlomeno quelli che andavano nella parte del centro storico nel nostro paese. E credo anche un'altra cosa che vorrei dire, che questo legame profondo che c'è sempre stato tra la comunità di Bianchi, anche di Carlopoli, con Soveria, ma con la comunità di Bianchi, si è dovuto proprio a questo legame della famiglia Leo che tanti anni fa si trasferì a Soveria, e quindi c'era questo circuito che si alimentava, perché si veniva a Soveria per tante cose. Ancora oggi c'è gente che dice: io venivo per prendere la lana, per fare i materassi, che ognuno si faceva a casa una volta, no? Come ce li ricordiamo così, anche stoffe, eccetera. Io per tanti anni mi chiedevano, ho lavorato per tanti anni alla Mezzia Terme, e mi chiedevano: cioè, ma c'è ancora il lanificio dove venivamo dei vecchi professionisti della Mezzia a prendere per i vestiti, eccetera? Lì c'era il ciclo completo. Io ricordo le balle di lana appena tosata che entravano davanti, si mettevano davanti alla porta del lanificio e poi usciva il tessuto. Qualcosa che, ecco, Emilio sta tenendo d'esta attraverso questa forma museale dove si vede l'intero circuito della lana. È qualcosa di unico, è qualcosa veramente bello da vedere, e d'altro canto vengono tante persone a visitarlo. Ecco, Peppino Leo, insieme ai suoi fratelli, penso a Totonno, a Natalino, a Nandino, che è rimasto, c'erano le sorelle, aveva una sorella gemella pure, no? Cristina, minuta come lui, insomma, sono i ricordi della mia infanzia, quindi per me è qualcosa di veramente anche commovente. Sono veramente lieto di partecipare a questa iniziativa, e sono sicuro che troveremo anche altre forme per ricordarlo nel tempo, perché gli uomini come Peppino Leo meritano veramente, ecco, un segno di riconoscenza da parte di tutta la comunità in cui sono vissuti degnamente, ecco, degnamente. Quindi è giusto che ci sia un riconoscimento come questo, a partire da questo oggi, che avrebbe compiuto 100 anni. Grazie. Do la parola al nostro Emilio per questo momento particolare. Prego. Allora, grazie veramente di cuore, io sono commosso. Papà tornava qui perché qui era dove tornare, era casa sua, era il luogo dove è nato, dove è cresciuto, dove penso abbia forgiato tutta la sua tempra, tutta la sua forza, la sua anche caparbietà nell'andare contro qualunque ragione, e aver resistito anche nel tenere in vita il lanificio, che, diciamo, non è una proprietà di una famiglia in questo momento, è un simbolo dell'operosità di una terra, di un territorio, di una grande comunità che è questa, diciamo, dell'area del Reventino, di questa parte del Savuto, cioè di gente che la mattina si alza e guarda al futuro con speranza, con capacità, con caparbietà, di chi vuole restare nei luoghi in cui è nato. E questo è il motivo per cui io poi a un certo punto ho voluto che il lanificio avesse un altro capitolo, o almeno ci stiamo provando, con tanta difficoltà probabilmente. Però questo è un po' quello che oggi vogliamo in qualche modo fare, sì, ricordare papà in questo giorno così dei 100 anni,
lui ha avuto anche una vita fortunata. Dio gli ha voluto bene perché lo ha portato fino quasi a 99 anni, probabilmente nella migliore condizione che un essere umano può auspicare, vicino alla sua famiglia, a mia mamma che lo ha in qualche modo accudito, assecondato e anche completato, perché papà, diciamo, era un uomo anche molto tenace e difficile e quindi mia mamma è stata, come dire, il completamento di qualcosa che magari a lui mancava. E poi voglio dire grazie a tutta la famiglia, alla mia famiglia, perché è un lavoro corale quello che portiamo avanti. Quindi senza gli affetti, senza la forza degli affetti, alcune sfide non si riescono a portare avanti. Quindi oggi doniamo un arazzo, cioè un oggetto materiale, una cosa, come dire, che è frutto di questa nostra capacità del fare, ma il valore è un valore non materiale, è un valore, come dire, simbolico, è un valore, come dire, di speranza in un momento cupo come quello che viviamo, no? Viviamo un momento strano, un momento che non ci saremmo mai aspettati, e noi forse adesso abbiamo anche un vantaggio competitivo in tutto questo. Possiamo tornare ad immaginare un futuro dalla periferia. Questo è uno dei lavori, delle tante cose che noi stiamo tentando di fare. Quindi questa cosa oggi ha un valore doppio, ha un valore nel ricordare una persona che è nata qui, che tornava, che pensava fosse casa sua e l'ha pensato per tutta la vita, ma è anche, come dire, un gesto simbolico di una comunità verso un'altra comunità, no? E di pensare che insieme tutti quanti, se ritorniamo a scoprire questa capacità nostra del fare, forse ce la possiamo fare. Quindi io ringrazio voi veramente della possibilità che oggi ci avete regalato, Don Giuseppe che ha accolto questo nostro desiderio, e chiamo Giuseppe ed Ellade, che sono i nostri figli, e consegniamo simbolicamente, diciamo, questo piccolo oggetto frutto del nostro lavoro alla chiesa di Palinudo, alla comunità tutta, che sia un altro inizio. Grazie. Grazie. Sono io a dire grazie a nome della comunità, l'ha fatto sicuramente prima di me il sindaco, come giusto e doveroso così, però pensando a questo momento mi sono detto: perché un regalo del genere? L'architetto adesso ha utilizzato un termine, un oggetto materiale che però assume tanti valori. In questi giorni ho pensato perché avete voluto fare questo dono. E un mio significato l'ho dato. Non è tanto un oggetto materiale per me. Per me questo è un grido di speranza che la signora Lina, che è qui, insieme al figlio, insieme a tutta la famiglia, sta gridando alla nostra comunità di Bianchi. Ad una Bianchi che sempre di più, ogni giorno, si trova ad affrontare il grande problema dell'emigrazione. Tanti ragazzi non hanno più la forza e il coraggio di rimanere qui. Questo oggetto, ricordando Peppino,
è un grido per noi. Con la buona volontà, i sacrifici, l'impegno di tutti e le capacità che ci sono anche in questa terra, è possibile rimanere, è possibile farcela. Quindi grazie, grazie a voi per questo dono grande, per questo grido di speranza che avete dato alla nostra comunità di Bianchi. Ed è bello sapere che in territori come questi, l'altro giorno proprio visitando per una commissione l'editore Rubettino, riflettevo ancora una volta su questo. Ma perché partire da zero e rimanere qui? Ci dicono che è possibile, che nonostante tutto è possibile rimanere qui e fare tanto. Allora grazie, grazie ancora a voi, grazie al sindaco di Soveria. È bello, sindaco, vero? Quando ci sentiamo parte di questo tutto. Siamo piccole tesserine, è l'immagine più bella che ci ricorda forse un lavoro fatto al telaio, e che sono delle, se si guarda da vicino, e vi invito a farlo, sono piccoli punti, immagino, non sono un esperto, ma se poco poco mancasse un punto solo in questo arazzo, ce ne accorgeremmo tutti, perché ogni punto è necessario, ogni punto è fondamentale per la bellezza del lavoro. E oggi l'essere qui per noi è grazie alla famiglia Leo, che sono stato un punto di questa comunità, ecco che possiamo dire che anche nell'Alto Savuto, abbracciati dal Reventino, siamo tutti indispensabili e dobbiamo rimanere qui, stare qui, perché qui è possibile vivere in maniera dignitosa, in maniera bella, e Peppino è un ricordo grato di questo. Grazie ancora a voi. A conclusione di questo voglio ricordarvi che stasera presso il Lanificio Leo alle 19:30 ci sarà un ricordo del nostro Peppino attraverso dei filmati, e quindi un incontro anche con personalità che possono affermare ancora molto più fortemente e ricordare quest'uomo che oggi vive insieme a noi qui a Bianchi. Quindi chi vorrebbe continuare questa sera può farlo liberamente, e lo aspettiamo a Soveria Mannelli. Grazie e arrivederci a tutti.